Sono Giorgio Sebastiano e sono qui nella mia veste di responsabile dell'area internet di Adiconsum, che è un'associazione per dei consumatori. E ci siamo occupati molto in questi ultimi anni dei consumatori e la rete internet. E vorrei ringraziare, tanto cominciamo, vorrei ringraziare gli organizzatori di questo Internet Governance Forum di averci invitato. Devo fare questo ringraziamento obbligatorio perché spesso e volentieri in moltissimi convegni e forum e workshop dove la parola consumatore spesso è nel titolo, i rappresentanti dei consumatori non vengono mai fatti, non riescono mai a poter parlare. E quindi, una volta tanto che questo succede, non possiamo altro che essere grati agli organizzatori. E abbiamo sentito molti di questi aspetti qua. I consumatori, tra l'altro, vorrei dirvi che non è che sono entità astratte, i consumatori teoricamente siete voi, siamo noi. Anche loro, sì. Anche Gianni Agnelli, no, non è Bonaccio, anche Tronchetti Provera o De Benedetti sono dei consumatori. Vogliamo. Anche Sarkozy che gli hanno rubato sembra che gli hanno rubato i soldi al conto corrente, poteva andare in associazione dei consumatori per farsi tutelare probabilmente, voglio dire. In fondo i consumatori sono i cittadini, in una veste, in un profilo molto particolare, ma siete voi, siamo noi. Siamo gli utenti della rete. E oggi vorrei parlare di quello che un po' vorremmo che per i consumatori fosse il futuro della rete. Quali sono le prospettive, quali sono i modelli di sviluppo, quali le nuove norme che attendono appunto gli utenti della rete. Istanze a cui non è facile dare una risposta, non tanto dal punto di vista teorico, abbiamo visto che le competenze non mancano, quanto per lo stato dell'arte della nostra rete attuale che sconta decenni di scelte sbagliate, non prese, ho preso troppo in ritardo in situazioni di urgenza, quando non di emergenza. Guardiamo lo stato dell'arte, la nostra, e per nostra intendo pagata con i nostri soldi, nel nostro doppio profilo di contribuenti della rete storica della SIP e di clienti dell'attuale rete. È una rete obsoleta, inefficiente e soprattutto disomogenea. Una rete che ha potuto prima prosperare e poi vacchiare solo perché tutte le conseguenze sono sempre ricadute quasi esclusivamente sui clienti, sia nella veste di consumatori che di impresa, che hanno subito e pagato tutte le inefficienze, i disservizi e le storture. Nel frattempo, altrove, nazioni più lungimiranti, da questo punto di vista, si stanno dotando, quando non si sono già dotate, di infrastrutture telematiche all'avanguardia. Già nel febbraio 2006 il ministro delle comunicazioni della Corea, Chin Dae-jae, spero di averlo pronunciato correttamente, intervenuto al convegno OCSE organizzato dal ministro Stanca, ci informava che grazie alla fibra ottica estesa in tutto il paese è stata data all'intera popolazione coreana una banda di 35 megabit con punte di 75. Io personalmente, dice il ministro, ho una linea di 100 megabit nel 2006, che contiamo di estendere a tutti ad un prezzo che si aggira intorno ai $25 al mese. Oggi, ha continuato il ministro, abbiamo 36 milioni di utenti registrati alla rete, ma il nostro obiettivo è di coinvolgere l'intera popolazione attiva. Ora provate a immaginare un intero paese connesso da 35 a 100 megabit, ormai da 3 anni, perché sono passati quasi 3 anni. Vuol dire che in questo arco di tempo decine di migliaia di tecnici, creativi, ingegneri, progettisti software coreani, ma anche giapponesi che si muovono su infrastrutture analoghe, hanno cominciato a concepire e a sviluppare servizi e prodotti sofisticatissimi ed avanzatisti che i nostri pur bravi e certamente più fantasiosi tecnici e progettisti possono solo ipotizzare. Questo vuol dire che se quando noi avremo questa infrastruttura saremo inondati di prodotti, servizi e contenuti provenienti da altrove, senza possibilità di offrire i nostri prodotti e servizi all'altezza della situazione. Oggi, quasi 3 anni dopo, noi siamo qui a discutere, esattamente come nel 2006, come nel 2004, come nel 2001 e così via, sino a tornare alla fine degli anni Ottanta, quando nei vertici dell'allora SIP si fece strada il progetto Socrate, di cui parlava prima l'amico di Telecom,
sviluppatosi poi negli anni 90, progetto che voleva realizzare quello di cui oggi stiamo parlando, una nuova rete in fibra ottica. Un progetto che ha portato centinaia, se non migliaia, di chilometri di corrugato sin sotto i portoni delle nostre abitazioni. E lì è rimasto. Provate a immaginare cosa avrebbe potuto significare se nel 2001 si fossero fatti gli ultimi metri ed oggi ci potessimo trovare con 4-5 milioni di famiglie connesse, o di aziende, chiaramente, connesse in fibra ottica, con centinaia di professionisti dalla sfrenata fantasia che solo un italiano può avere, intenti a sfornare chissà quali e quanti servizi ad elevatissimo valore aggiunto, servizi che oggi sarebbero pronti ad invadere i mercati esteri. Così non è, e oggi noi siamo ancora in attesa, da 18 mesi, che l'AGCOM decide cosa fare del lavoro di un anno svolto sulla qualità dell'accesso alla rete, voluto proprio dall'autorità, che ha visto impegnate una pluralità di soggetti, alcune qui presenti, dalle aziende ai consumatori, alle istituzioni, alle università e quant'altro, per quasi un anno di duro lavoro, di mediazione, che ha partorito alla fine un documento condiviso da tutti i soggetti. Documento che giace ad ammuffire nei cassetti dell'autorità. Documento ormai probabilmente inutile e superato, perché nato su, concepito per una rete che all'epoca andava dai 33K dell'accesso via modem fino ai 7 MB delle nostre reti più avanzate. Un divario incolmabile che ci trasformerà, se non ci ha già trasformato, in consumatori non lavoratori, a giocare nel paese dei balocchi, in realtà tante marionette obbligate a consumare prodotti e servizi realizzati altrove. Si dice che questo sia il paese del gatto pardo, ma oggi siamo ben oltre. Nelle telecomunicazioni noi siamo Sara, moglie di Lot, trasformata in una statua di sale, perché invece di guardare avanti si è voltata ed è rimasta a guardare indietro. Se queste allegorie vi infastidiscono, vi ho risparmiato quella di Harry Potter. Se non vi riconoscete in questa realtà, allora è fondamentale dotarsi nel più breve tempo possibile di un'infrastruttura di rete in linea con quelle dei paesi più avanzati. Una cosa sola ci può essere d'aiuto, il fatto che l'intera Europa deve colmare il gap con Corea e Giappone. E allora, usando le parole di Philip J. Jennings, segretario generale alla Union Network International, sempre al convegno OCSE del 2006, parole tristemente ancora attuali, è necessario che la banda larga venga offerta come servizio di base a tutti. Serve un ruolo attivo da parte di governi e istituzioni pubbliche, perché bisogna fare in modo che sempre più persone siano in grado di avvalersi delle nuove tecnologie disponibili, così da creare un nuovo mercato. E ancora Michael J. Copps, commissario della Federal Communications statunitense. Internet sarà l'infrastruttura di base della società futura, ma deve trattarsi di una rivoluzione che non lasci nessuno fuori. Bisogna assicurarsi che le tecnologie digitali raggiungano tutti. La soluzione che auspichiamo, che noi auspichiamo da sempre, è quindi una soltanto, una rete completamente in fibra ottica, che sia in mano ad un'unica società terza, che consenta poi alle telco di gestire su di essa modelli di business a parità di condizioni di partenza. Per la Telecom, che è qui presente, ma anche per la Pizza e Fichi S.p.A. Evitiamo di entrare nei particolari proprietari. Non è un ruolo che ci compete e che lasciamo volentieri alla politica. Certo è che nei limiti imposti dal nostro mandato noi osteggeremo qualunque soluzione preveda l'acquisizione e la gestione della vecchia rete in rame. La nuova società deve fare la rete in fibra ottica e basta. Una rete NGN sofisticatissima e avanzatissima, che sia il braccio operativo di un sistema di connettività che sia finalmente servizio universale, senza se e senza ma, 100% della copertura del territorio e della popolazione. Per questo non possiamo accettare l'affermazione del sottosegretario Romani per cui non c'è senso economico nel portare la fibra ai 5,5 milioni di italiani che vivono in aree a fallimento di mercato. È esattamente il contrario, la fibra va portata proprio in quelle aree, perché il terzo mondo dell'ICT non è delle zone geografiche, ma nell'intelligenza delle persone, così come non possiamo accettare l'affermazione di Cairo, che recentemente ha detto che si potrebbe ragionare su una rete A per i clienti più facoltosi e una rete B per chi ha bisogno di meno banda.
vorrebbe dire avere una rete per i ricchi e una rete per i poveri, essenzialmente, e questo chiaramente al Paese se non conviene, soprattutto al Paese. Lo Stato non è un'azienda. Il dividendo sociale non può essere subordinato a quello economico. Se i nostri padri avessero ragionato in questo modo, oggi ci ritroveremo come intere parti del Paese ancora senza energia elettrica e senza telefono. Una rete che utilizzi tutto quello che è già stato realizzato, senza inutili e costosi doppioni. Chiediamo quindi la realizzazione di un catasto della fibra ottica e di un piano regolatore delle città digitali. Una rete che sia tale fino alla presa presente all'interno degli appartamenti, che non esista più il concetto di ultimo miglio, tantomeno da dare in unbundling agli operatori. Il consumatore non deve vedere ripetuti gli errori fatti sino ad oggi, che gli rendono la vita impossibile per guasti, scarse prestazioni e soprattutto difficoltà a cambiare operatore. È disposto il cittadino, utente, imprenditore, professionista, consumatore di Roma o di Milano a pagare di più perché quello di Santa Caterina in Valfurva, che è un paesino dove si scia al nord di Sondrio, o di Santa Maria in Fiore, che è un paese che sta parecchio giù, possa godere dei suoi stessi servizi? La risposta è sì, anche perché è quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Non è che c'è diversità. Una nuova rete, una nuova gestione delle autority. Adiconsum difende l'autorevolezza e l'indipendenza delle autority, ma questo non può essere solo un problema legislativo. L'autorevolezza si conquista con la tempestività e l'oggettività nell'affrontare e risolvere i problemi. Dare le soluzioni quando i buoi sono già scappati dalla stalla è semplicemente inutile. È inaccettabile che a CICOM arrivi sempre dopo privacy e concorrenza. O forse è arrivato il momento di semplificare per il cittadino l'accesso alle autority. Forse è arrivato il momento di uno sportello unico per l'accettazione delle istanze, senza costringere il consumatore in una gincana di competenze che compra inutilmente quello che dovrebbe essere semplicemente tutelare i propri diritti. Una nuova rete, nuove regole, il più possibile condivise a livello internazionale, a partire almeno dall'Europa, perché fin tanto che le norme tra gli stati saranno disarmoniche e la legislazione lasciata in mano alle sentenze, talvolta emanate da giudici che semplicemente non capiscono la materia, il cittadino, ma anche le aziende, saranno lasciate al fai da te legislativo, i cui orribili risultati si stanno ormai manifestando sotto gli occhi di tutti. Una nuova rete che non sia più vista dal legislatore come un soggetto alieno. Il cyberspazio è una bellissima invenzione letteraria, ma la rete replica la vita reale. E non può esserci per la rete un approccio legislativo differente dai reati della vita comune. Se nel mondo reale siamo arrivati ad un livello di garantismo tale che il potenziale delinquente rimanga libero sino alla sentenza di terzo grado, perché c'è la presunzione di innocenza sino al terzo grado, non possiamo nella rete trovarci di fronte ad azioni degne della pre-crimen di dicchiana memoria. Una nuova rete per una nuova democrazia. Il legislatore deve capire che le barriere all'accesso di merci e servizi voluti dalle imprese per salvaguardare orticelli che non hanno ormai al più ragione di esistere, barriere create spesso più per il salvataggio di posizioni all'interno delle stesse imprese che per il bene delle stesse, non possono coesistere con la libertà di reperimento di risorse umane nei paradisi lavorativi per le imprese a basso costo. Se le aziende possono essere libere di reperire il lavoro a basso costo attraverso la rete, il cittadino e il lavoratore possa specularmente reperire prodotti là dove costano meno. Il Paese di tutto ha bisogno tranne che di una ADSL dell'economia. Un'ultima considerazione breve per l'NGN Wireless, chiedo scusa se mi sono dilungato. Ieri alla radio ho saputo che in Giappone stanno collegando i wireless gli ultimi 600.000 cittadini che lavorano nelle più remote aree rurali e non hanno ancora potenzialmente la connettività. Non vogliono obbligarli a connettere questi, però vogliono dargli a questi ultimi 600.000 contadini sperduti nelle aree rurali la possibilità di poterlo fare. Noi speriamo per il prossimo anno di cominciare a vedere qualcosa anche nelle grandi città. Grazie. Ringrazio Giorgio Sebastiano per il tono lieve rispetto agli standard a cui ci ha abituati altre volte. E comunque ha lanciato diversi sassi, diverse provocazioni interessanti. Cui se posso dire una cosa, la gran parte di questo testo è stato presentato alla Commissione Trasporti e Comunicazioni della Camera dell'onorevole Balducci. Benissimo. Allora,
se ci sono altri flash come quello di prima, puntuali su questo intervento, ma veramente 10 secondi. Microfono, no, per la registrazione. Dicevo una cosa molto molto veloce sulla faccenda degli utenti. Nome? Nome? Remo Tavanelli, scusate, sono di Internet Society. Allora, velocissima sulla questione degli utenti e sulla questione delle infrastrutture. Questo signore qua ha parlato di utenti di tipo A, B, C, D, E, F, G. Non si capisce bene che cosa ci sia oltre agli utenti. Infatti, oltre agli utenti non c'è nulla, perché Internet è una rete che è fatta dai suoi utenti. Uno. Due. Ahimè, questo signore qua l'ha detto e poi dopo ha buttato il sasso e poi ha ritirato la mano. In realtà questa cosa è vera anche per l'infrastruttura. Ovvero sia, le infrastrutture non esistono, perché Internet non è fatta di infrastruttura, non è fatta di fili, non è fatta di fibra, è fatta di gente che si crea le condizioni di accesso. Questo oggi, non nel 2015, molti sono in grado di farlo, oggi, non nel 2015. L'unica cosa che rimane come dato fisso, reale, sono le barriere normative, ovvero sia il regime concessorio. Io sono per una cosa molto semplice, che è il togliere queste barriere, togliere l'idea della concessione, anche perché io non ho paura del Far West. Non ho paura di essere un utente, tutto quello che chiedo è di avere anch'io la pistola. Grazie. Remo, la tua è una provocazione. Ho visto alcune teste muoversi, tra cui la mia, come i cagnolini dietro alla... Avete presente quelli cagnolini che fanno così in macchina? Quindi hai aperto un dibattito che... Io devo dire che quando mi muovo in sincronia col signore della Telecom mi preoccupo, Ho superato quella fase, quindi ci sono alcune cose a cui non mi dispiace fare il cagnolino insieme a Stefano Nocentini, però scusate. ci sono altri due interventi brevi che sono stati programmati. Sì, non vorrei... Mi riferisco a questa cosa che è stata detta sul Giappone, che vogliono completare con questi 600.000 utenti. Io posso portare l'esempio del campo dove lavoro io, in veterinaria. C'è un allevatore, giovane. Ebbene, lui oggi vende il suo formaggio su internet. Ecco dov'è il discorso di riuscire a portare il segnale o comunque la fibra o comunque il wifi, quello che è, in zone anche diciamo remote. Ecco che allora lì torna a capo il discorso dell'intelligenza. Conta l'intelligenza delle persone e farla funzionare. E poi conosci